Buongiorno a tutti camminatori, a inizio così il cammino del salto nell'edizione della Gore-Tex Experience. Siamo tutti pronti, carichi, eccoci qui e proseguiamo col cammino. Stiamo continuando per la via della processione e proseguiamo in discesa verso la chiesa di Santa Maria. Siamo arrivati alla chiesa di Santa Maria dove termina la processione. Ragazzi, continuiamo a camminare, siamo sul sentiero che porta a Rocca Randisi Vecchia, dove ci osteremo per una pausa caffè. Percorso molto bello, mi raccomando, mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale. Stiamo passando esattamente come potete vedere sotto il cavalcavia. Stiamo entrando all'interno del paese di Rocca Randisi Vecchia. Dopo una piccola sosta al paese di Rocca Randisi Nuovo, ripartiamo in direzione Fiamignano, dove termina la prima tappa del cammino del salto. Stiamo entrando a Santo Stefano e questo è un autoctono. Stiamo attraversando Santo Stefano. Quella, signori, è il Monte La Serra, il nodo centrale della seconda tappa che percorreremo domani, mentre il paese in vista qua sotto è Santa Lucia. Pausa pranzo a Santa Lucia. Stiamo attraversando il paese di Corso, lì è presente un forno che adesso è chiuso, sono le 2, e proseguiremo direzione Colle Mazzolino per arrivare poi a Fiamignano. Bene. Ragazzi, stiamo entrando a Fiamignano. Adesso proseguiremo in direzione del castello di Poggio Poponesco, dopodiché torneremo giù alla Prologo e chiuderemo questa prima tappa del cammino del salto. Ed ecco per la prima volta apparire nel cammino il lago del salto. Ecco lassù il castello di Poggio Poponesco. Stiamo andando lì su, da lì ammireremo tutto il lago del salto e poi scenderemo alla Prologo dove dormiremo questa notte e dove termina ufficialmente la prima tappa del cammino del salto. Stiamo affrontando l'ultima salita al castello di Poggio Poponesco. Siamo praticamente sotto il castello. Eccolo qui. Ci siamo tutti. Ecco il buon Matranga. Ovviamente rigorosamente Gore-Tex. E questa è la vista che si gode dalla vetta del castello. Partiamo dal castello di Poggio Poponesco, direzione Fiamignano, dove dormiremo alla Prologo.
Dopo 15 km e 340 metri finisce questa prima tappa del Cammino del Salto alla Prologo di Fiamignano. Ragazzi, siamo alla Prologo di Fiamignano. Dopo essere tornati dalla cena da Sfredda Fagioli, passeremo la notte qui e ci vediamo domani mattina con la seconda tappa del Cammino del Salto.